Ragazzi, Agiwagi sta arrivando! L'ho avvistato! Avete visto? Mi fa troppo paura, mi fa piangere Agiwagi quando è così cattivo. Sentite questo suono? Avete visto dalle telecamere? Si sta avvicinando. È qui ormai. Questo messaggio, datelo al game time del futuro. Non registrare questa reaction per nessuna ragione al mondo. Ehi, hey, ciao, io sono Agiwagi e siamo qui per esire i miei avvistamenti nella vita reale. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia anche mi piace, se no stanotte verrò a mangiarti. Bussa via, villano. Partiamo con la reaction. 10.000 mi piace per un prossimo video. Partiamo subito a vedere Agiwagi e gli animatronics che si malmenano. È un altro personaggio di Agiwagi. Siamo qui per fare la reaction. No, Freddy è molto... No, questo è Foxy, chi è? O è Freddy o è Foxy, sono molto arrabbiati. Questo è... vabbè, ma che è? Si sta normando. La battaglia epica tra Agiwagi e gli animatronics sta per iniziare. E poi andremo a vedere anche tutti gli avvistamenti di Agiwagi nella vita reale, ovviamente. Ho tutta una lista di video da farvi vedere. Oh mio Dio, no! No, vabbè, avete capito cos'è successo? Poppy Playtime giustamente non può stare lì a guardare, deve fare qualcosa. E quindi ha animato Agiwagi e Kissimissi, vero? Oh mio Dio, quanto è brutta Chica. Con quei denti potrei mangiare un panino del McDonald's. Per fortuna che non sono una patata. Dio mio, ha ucciso Kissimissi. Oh mio Dio. Dio, con quale crudeltà poi? Oh mio Dio, non puoi stare lì a guardare. Poppy Playtime, muoviti, fai qualcosa. Sta animando i corvi. C'è Bronto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro personaggio di Poppy Playtime preferito e anche di FNAF. E chi volete che vinca? Il corvo andrà a prendere un fucile e salverà a... Kissimissi? Ha sparato a Chica. Eccolo, Agiwagi. Non potrà resistere lui. Lo sapevo, si è arrabbiato. Però c'è Foxy, oh mio Dio, che brutto. No, 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 no. Oh mio Dio. Vai Aghi, picchiagli male. Bravo. Bravo. No, cioè hai finito. Madonna, che... Ma è diventato un pro Aghi. Bonnie, Chica e Foxy sono fuori gioco. Rimangono Freddy e basta per... Oh mio Dio. È finita Aghi. Oh mio Dio. No, no, no. Fatemi sapere perché fate il tifo nei commenti e scopriamo chi vincerà tra di loro. C'è qualcuno di Viola che lo sta guardando. Secondo me è Poppy Playtime. Lo sapevo, lo sapevo. Freddy ce l'ha a morte con lei. Porca vacca. No. Ce l'ha fatta Aghi. Oh mio Dio. No. Che cosa è successo? No! Ha vinto Bonnie a caso, così. No! Così a caso ha vinto Bonnie, plot twist. Agiwagi non è più felice però così. Questo video l'ho preso da uno youtuber chiamato AldosWorlds007. Lui ha fatto più o meno quello che abbiamo fatto noi tanto tempo fa. È andato in un toy center e ha trovato Agiwagi. Vediamo se però è il vero. E vediamo se è riuscito a renderlo realistico come noi. Con i PNG partiamo malissimo. Dicono che è un avvistamento nella vita reale e è successo che l'hanno sentito al telegiornale. Adesso saltiamo un attimino la parte, andiamo a vedere subito se c'è. Oh mio Dio. Pensano che se ne sia andato, ma io non l'ho neanche visto. Dov'è? Oh mio Dio. No, ma che cacchio. Ma andatevene a... No, dai, non si può fare così. Ma avete paura, io piango. Io piango, però se fanno così io piango. Cioè, non è normale, dai. Era un montaggio, però mi ha fatto una paura matta. Sembrava che non c'era Agiwagi, invece c'è. Ma poi quel topolino, topolino.ex avvistato. Madonna, quanto sono stati dentro? Sono entrati di notte e sono usciti di giorno. Oh mio Dio. Questo è uno shorts che dice che c'è stato avvistato Agiwagi dentro un centro commerciale. È a 360 gradi, ma non per noi, per chi ha visto lo short, il video. Basta con la pubblicità. Oh mio Dio, oh mio Dio. Cosa cacchio ho visto? Ma cos'è sta tresciata enorme? Questo non è Agiwagi nella vita reale. Questo è Agiwagi Naruto Run. Ma che cacchio sto vedendo? Ma sta cercando qualcosa Agiwagi? Cioè, c'ha un senso quello che sto vedendo? Scusatemi, Siamo fuori dal locale. Sembra che sia interessante. Ma che... Ma cucuna semplice, vai via. Spione. Siamo stati scammati, ma questo sono sicuro che non è uno scam, perché dovrebbe essere le riprese di Agiwagi nella vita reale dentro il vero Poppy Playtime Store. Sentite che ci sono dei suoni strani.
È la sveglia, il sono strano. Vedete Huggy Wuggy? Si sta avvicinando. Quando lui, no, quando noi ce ne andiamo perché non lo vediamo più, lui in realtà è lì. Ah, ma è 360 gradi. C'è Huggy che ci saluta. Non avevo visto che era 360 gradi, che figo. Oh mio Dio, Huggy Wuggy è qui. Guarda, guarda che carino, che saluta così con la manina. Questo è quando arriviamo noi player. Oh, no, tu non mi stai guardando per davvero. Tu non sai chi sono, vero? Guardate, qua c'è Huggy Wuggy che rincorre Poppy Playtime. Credo sia lei, giusto? È un player. Noi siamo una femmina allora su Poppy Playtime. O forse no. Oh mio Dio, non ha fatto una bella fine. Altro video che dice di aver visto Poppy Playtime nella vita reale. Sembra che hanno voluto fare una specie di riproduzione del gioco nella vita reale. Ma è una trashata. È una trashata. No, hanno rifatto le mani di Poppy Playtime nella vita reale. Ma funzionano? Ma allora sei stupido però. Cioè, hai qualche problema di vista, cioè. Sono entrati. Bravi, urlati di più. C'è Poppy Playtime che vi sta guardando dalle telecamere. E ci credo che li prendono per dei mostri che poi se li mangia. Non si può vedere uno così, dai. Ma che problemi hanno? Oh mio Dio, che paura. Secondo voi fa paura quello? Fa più paura questo. Oh mio Dio, è terrificante. Ma che c'è davvero Poppy Playtime? È molto realistico però, eh. È molto realistico. Lui è un demente. Chi ce l'ha portato lì dentro? No, no, sentite. Cioè, ma arriva la mano di un mostro che mi dà una chiave. Io me la infilo nel sedere e vado via. Non che mi metto di tanks. Ve ne siete accorti ora, Dio buono? Ma si muove di lontano. È così. Fa così. Si muove di brutto. Sì, sì, è stato il vento. Va bene. Ora devono creare il loro giocattolo. E ci sono forse riusciti. Che è quello per evocare Poppy Playtime che si muove lì rincorre. Sono troppo sicuro. Sono troppo curioso di vedere che cosa succede. C'hanno. Scusa. Sono qua che stanno facendo il loro giocattolo. Scusate. Scusate, c'avete Huggy Wuggy dietro. Scusate, signori. Signor Huggy, mangiateli per favore. Toglieli dalla faccia della terra. Non si meritano di vivere. C'è gente così stupida che non sente un mammutto che gli cammina dietro. Alla Jurassic Park, mangiateli. Divorali. Fammi sapere qua sotto nei commenti che preferisci tra Poppy Playtime o Kissimissi. Ma se. Stacci dell'altro lì. Huggy, apri la bocca. Tanto vogliono essere mangiati. Ah, si è limitato a buttarli fuori. Io l'avrei fatto di peggio. Eccoli, eccoli che ci ritentano. Ma Huggy Wuggy è più veloce. Lui è più bravo di loro e li becca sempre. Ma secondo me è fake questo Huggy Wuggy. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti cosa pensate. Ma secondo me questo Huggy Wuggy è fake. Sarò stupido io, ma che noia. Sono arrivati a casa di Poppy Playtime, che sembra quasi casa di mia nonna, con la carta da parati così però. Ah, hanno fatto il riferimento al capitolo 2 con questa porta. Bello, bello. Questa sarebbe Poppy Playtime. Allora, io sono la regina Elisabetta. Cambiamo cortometraggio, va. Qua c'è un video che unisce la bambola di Squid Game a Huggy Wuggy e Kissimissi. Huggy Wuggy e Kissimissi dovrebbero trollare la bambola di Squid Game. Ma Huggy Wuggy queste cose non... Non si può vedere un Huggy Wuggy che corre così però, si indignerebbe anche il vero Huggy Wuggy. Ma c'è le è cornuto questa Huggy Wuggy. Ma che gli sta facendo? La vuole trollare? Ma stava dormendo. Oh mio Dio, che cosa... No, vai via. Stava dormendo. Ma perché ha fatto sta cosa brutta? Madonna, quanto sei brutto. Ma che Kissimissi se ne è fregata altamente. Oh mio Dio, ci sono i minions di sottofondo. C'è di tutto, c'è. Questa è una tape. Che cos'è una tape? Una cassetta trovata della vera Poppy Playtime Entertainment. Siamo dentro. Oh mio Dio, quella era era Poppy Playtime proprio, la bambolina. Ma non è un 360 gradi? Sì che lo è. Oh mio Dio, noi siamo invisibili giustamente. Abbiamo le mani incollate al nulla. Vai, premi il pulsante. Make a friend. Oh mio Dio, che bambola brutta, orribile, bruttissima, che è comparsa lì. Guardiamoci indietro. È comparsa anche una casa per le bambole. Ok, una Barbie lì dentro sarebbe molto contenta. Chissà se Poppy Playtime ci abita lì. Ci sono dei bauli, quelli di Poppy Playtime, di Huggy Wuggy, che però non lo contengono. C'è una bambola dentro la casa. Dicevo, ci sono dei bauli di Poppy Playtime, di Huggy Wuggy, che non lo contengono però. Oh, ma io vedo qualcuno che si affaccia dalle finestre della casa. Ma che... Scusatemi. Oh mio Dio. Signor... No, no, mi scusi. Mi ha tirato una testata. Huggy Wuggy e Cartoon Cat nella vita reale. Ripresi. Giustamente loro sono andati dentro una casa e il cane si è arrabbiato, no? Io c'ho un bulldog, l'avrebbe mangiati. A parte che non l'ha mai fatto, perché dorme lui, è un dormigliose. Siamo con la visuale di Huggy Wuggy. Mi suona un po' di non tanto real life la visuale di Huggy Wuggy. Oh mio Dio, stanno entrando. Ma perché c'è la visuale di Huggy Wuggy? Non voglio la visuale di Huggy Wuggy. Se è real life non ci dovrebbe stare. Mi sa di fake anche questo. Lui giustamente, sì, ti sei nascosto sotto un letto dove manca un topo, c'entra. Cartoon Cat c'ha gli stecchini di liquirizia al posto delle gambe. T'hanno trovato, vero? Oh mio Dio, l'hanno trovato. Ad Huggy Wuggy non scappa nessuno. Cucù.
cucù. C'è la bambola di Squid Game che guarda Agi Wagi e Kissimissi mentre dormono. Guarda, 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 si affaccia così, cucù. Li sta spiando, ma perché ce l'ha con loro, secondo voi? Cosa gli hanno fatto che l'ha fatta infuriare? Ma che cringiata è questa? Oh mio Dio, gli ha messo delle corna? Ma cosa ti ridi? Ma che cazzo? Kissimissi ri... Ma secondo me Kissimissi ha... Kissimissi ha bevuto troppa Coca-Cola. Si è svegliato Agi Wagi e giustamente si è arrabbiato. Cioè, c'ha due corna grosse così. Mi sa che ha scoperto che è stato e che ho sentito... Ma che è sta roba? Penso di essermi cringiato abbastanza, eh. Ultimo, ma non per importanza, è il cortometraggio che ci racconta la vera storia di Agi Wagi. Come è venuto alla luce questo personaggio? C'è uno scienziato che nonostante tutto sente urla, strilli, gente che sta facendo una brutta fine. Cammina tutto sereno. È un parolone sereno. È un po' spaventato. Ah, lui è lo scienziato che registra tutte le cassette di Poppy Playtime. Finalmente abbiamo il suo volto. Ma perché le urla sono finite? Io che non sono uno scienziato ho capito che Agi Wagi ha finito di squartare gli altri, ma viene da lui. Oh mio Dio, questa è la, è la cassetta finale di Poppy Playtime, l'ultima che c'è poi per finire il gioco. Oh no, no, Agi Wagi sta arrivando, ti sta sentendo. Stai urlando troppo, ti ha sentito Agi Wagi. Oh mio Dio, ti è passata la voglia di registrarla. No, che brutto che sei. Sei molto molto brutto. Oh mio Dio, guarda lì come guarda. Madonna che brutto, ma non si può vedere. Oh mio Dio, sta entrando Agi Wagi. Oh mio Dio, è dentro. No, 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 no. Secondo questo film, Bebot dovrebbe essere quello che ha messo tutte le cassette. Beh, bello però, raga, veramente, cioè. E questi sono tutti i progetti che hanno fatto per trasferire la mente da persona al pupazzo. Oh mio Dio, potrebbero essere degli sneak peek del capitolo 2. È finito così, vi ricordo che se non volete che Agi Wagi venga a casa vostra e vi mangia alle 3 di notte, dovete lasciare mi piace, iscrivervi, attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi video. E Dark Game Time e Agi Wagi, purtroppo, bye.